Grazie, buonasera a tutti e benvenuti a questo sesto e ultimo appuntamento delle giornate, dei pomeriggi, delle conference, delle mattine che sono state impegnate con un tema, una serie di interventi e di eventi che sono denominati la cura digitale per la rinascita delle imprese. Questa serie di web conference sono organizzate dalla Regione Sardegna e per suo tramite da Sardegna Ricerca e dal Digital Innovation Hub. Il Digital Innovation Hub è una struttura, un'organizzazione che si occupa sostanzialmente di sensibilizzare le imprese sulle opportunità, diciamo, proprie della cosiddetta Industria 4.0, supportarne la pianificazione. Dare la possibilità di avere informazioni sugli strumenti di pianificazione, di mentoring, che fa parte, in più in esteso, dei Digital Innovation Hub europei. Fan parte del Digital Innovation Hub della Sardegna, Confindustria Sardegna, Confindustria Digitale Nazionale, la Regione Autonoma della Sardegna, appunto tramite Sardegna Ricerche e le Università Sarde. Io è con piacere che questo pomeriggio avrò una serie di ospiti di particolare interesse e con i quali cercheremo di approfondire una serie di temi che sono, diciamo, di particolare diciamo, attenzione in questo momento. Il tema del pomeriggio è formazione digitale, elemento strategico per lo sviluppo dell'impresa. È per noi, diciamo, importante fare un focus in questo momento, su alcuni aspetti, propri delle attività, di rilancio delle imprese, intese però come parte di un tessuto più ampio. In tutta Italia passato un periodo di particolare sofferenza, diciamo, ci avviamo e cerchiamo di promuovere delle attività di rilancio. In quest'ambito qua la formazione ha un suo aspetto peculiare, quantomeno relativamente a tre asset che possiamo definire strategici. Il primo, quello proprio di questo mondo, è quello della competitività. Avere una formazione di qualità vuol dire avere personale che lavora con una capacità, una competenza professionale, un'attenzione e un aggiornamento utile al rilancio dell'impresa. Vuol dire conoscenza, perché chiaramente se non siamo agganciati a un modello che ci consenta di aggiornare i nostri saperi e di migliorare le nostre competenze, certamente non miglioriamo i prodotti o i servizi che offriamo alla società. E infine, il terzo e ultimo tema che non dobbiamo scordare è quello della continuità formativa. Sia questa intesa nel termine più esteso e continuativo del lifelong learning, che quello dell'aggiornamento mirato, sino a quello, diciamo, un pochino più recente, che è quello della riqualificazione minuta, cioè di tutte quelle attività di riposizionamento delle competenze che ormai sono necessarie in azienda. Aziende che si muovono ormai in un ambito di mercato dove la interdisciplinarietà delle competenze è particolarmente sentita e particolarmente sfruttata. Noi non di rado, e qua diciamo parlo come universitario, capita di veder creare nelle aziende dei team con all'interno delle professionalità che arrivano da discipline che a un primo esame potremmo
pensare siano tanto distanti tra di loro. Invece vediamo che quel tipo di competenza è utile, necessaria e richiesta. Per discutere di questi temi, io sono particolarmente onorato di avere un gruppo di professionisti che coprono un arco estremamente ampio della società e che leggerò nell'ordine di intervento, cui poi darò la parola. Ricordo a tutti che grazie alle piattaforme di streaming che stiamo utilizzando, sarà poi possibile, se ne avremo il tempo, come spero, riuscire a porre anche delle domande. Il dottor Agostino Ciccarò, che è presidente di Confcommercio e vicepresidente di Unioncamere, oltre che presidente della Camera di Commercio di Nuoro, l'ingegner Elio Catania, già presidente di Confindustria Digitale, che partecipa anche al Digital Innovation Hub della Sardegna, ma se posso dire un po' il papà dei Digital Innovation Hub, nel senso che oltre 3 anni fa, insieme al Ministero per lo Sviluppo Economico, ha contribuito alla creazione di questi strumenti. La professoressa Maria Del Zombo, rettore dell'Università di Cagliari, che ci porterà uno spaccato del mondo universitario e anche di qual è il sentire nell'ambito dei rettori rispetto a queste posizioni formative e al territorio. L'ingegner Carlo Pellegrini, presidente di Fondirigenti, che quindi ci dà una prospettiva sugli aspetti manageriali. Il professor Tommaso Minerva, ordinario di statistica, che è coordinatore nazionale del progetto EduOpen, che ci dirà poi quali tra università e altri soggetti italiani e esteri ha all'interno della compagine. E ancora il dottor Massimiliano Tambini, che è direttore generale di NetService, una società che fa della formazione e formazione nazionale in ambito del digitale, uno strumento di adeguamento e di aggiornamento continuo. È stata invitata, e ringrazio fin d'ora, la dottoressa Alessandra Zedda, che è vicepresidente della giunta regionale e assessore al lavoro e alla formazione, che tuttavia sta in questo preciso momento dirigendo una seduta del Consiglio regionale, che mi dicono anche piuttosto intensa per certi versi, per cui se si riuscirà a collegare, chiederemo anche a lei quali siano posizioni e politiche proprie della Regione. Io ringrazio tutti e partirei dal dottor Ciccalò. Chiedendo un pochino, cercherò di dare un piccolo tema per riuscire a inquadrare gli interventi. E qui parliamo di formazione digitale e quindi quali sono le azioni di Camera di Commercio, delle Camere di Commercio, ma anche, questo lo chiedo sapendo che lui ha un sentire, un polso particolare, le condizioni di impresa al centro della Sardegna. Eccomi, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ho il piacere di essere qui presente in rappresentanza del sistema Cameralle, che peraltro è un partner del Digital Innovation Hub, direi forse anche l'unica esperienza nazionale in cui il sistema Cameralle partecipa a un soggetto come Digital Innovation Hub, che ha, come ha preannunciato il professor Fenu prima, ha una funzione molto importante nel cercare di supportare i processi di digitalizzazione. E dall'altra parte rappresento anche la Confcommercio, che è un altro partner Digital Innovation Hub, anche qui cercando di mettere insieme la volontà che ho riportato al tavolo sia per Unioncamere che per Confcommercio di congiungere tutti i soggetti che stanno dando un contributo rilevante per un processo così importante. Partendo dal ruolo delle Camere di Commercio, vorrei solo ricordare che l'intero sistema camerale nazionale è stato coinvolto ormai già da 4 anni in un progetto che è identificato con la denominazione di PID, Punto Impresa Digitale, che è una sorta di sistema attraverso il quale avviamo nei processi di digitalizzazione le imprese dei nostri singoli territori, quindi ogni Camera di Commercio è coinvolta in un processo di questo tipo.
abbiamo in casa i digital promoter, attiviamo dei voucher che consentono alle imprese di sostenere, di cofinanziare interventi che consentano di spingere la loro strada quanto più velocemente possibile verso il sostegno alla loro attività per il tramite delle tecnologie digitali. E lungo questa strada qui abbiamo voluto fare anche qualche passo in più come Camera di Commercio di Nuoro. Abbiamo ormai da più di 4 anni attivato un Fab Lab utilizzando macchine industriali, quindi strumentazione che le imprese utilizzano per non solo e non tanto per imparare, ma addirittura per realizzare le loro opere del lavoro quotidiano, e quindi abbiniamo l'attività di formazione con quella di produzione, affittando, se del caso, anche le macchine per poter trasformare una parte della loro attività quotidiana, manuale o con macchine, diciamo, meccaniche, attraverso il supporto delle macchine digitali. Giusto per raccontare quello che stiamo vedendo e sta succedendo, e secondo me qualche numero può tornare utile, noi abbiamo come sistema camerale spinto più di un canale intorno al quale sollecitare le imprese al percorso della nuova digitalizzazione. E posso dirvi che è una rilevazione che non è una rilevazione statistica in maniera puntuale con un capitolo rappresentativo, ma è di fatto una sorta di ricognizione dei nostri contatti con le imprese. Negli ultimi 5 anni abbiamo rilevato una crescita, diciamo, del numero di imprese coinvolte in processi di digitalizzazione. Faccio l'esempio, il modello è un po' più elaborato, ma come per dire, l'anno prima non utilizzavano un software per svolgere la loro attività, l'anno dopo hanno deciso di utilizzare un software. E via andare, questo vuol dire utilizzare molti altri strumenti. Ecco, il percorso degli ultimi 5 anni ha visto crescere il numero delle imprese coinvolte in questi passaggi tra il 3 e il 4% anno. Cioè vuol dire che circa il 20%, abbiamo avuto un incremento del 20% negli ultimi 5 anni, che non è velocissimo, in realtà il trend è via via crescente, per cui siamo passati da un 2 a un 6. E non per parlare di Covid, come diceva prima il professor Frino, ma non possiamo non dimenticarci di quello che è successo i mesi scorsi. La rilevazione effettuata in questo, diciamo, semestre sostanzialmente, da periodo pre-Covid a neanche post, diciamo, a durante Covid, c'è stato un salto di questo numero di imprese coinvolte, molto banalmente da dire, ma letto sui numeri è quasi impressionante, in questo semestre di quasi il 22%. È evidente che poi le nostre imprese sono state costrette per certi versi a fare il salto. Dall'altra parte dico che questo evento forse ci ha anche dimostrato che il salto si può fare ancora più lungo, e probabilmente purtroppo ce ne abbiamo dovuto far ricorso al Covid, quindi non speriamo che evidentemente ci sia un'altra pandemia che spinga un ulteriore 20%. Però confidiamo che questo passaggio così rapido, che ha dimostrato quindi la capacità delle imprese quando sono sottoposte alla necessità di intervenire, di fare un passaggio di questo tipo. E quindi l'attività di formazione, che devo dire in alcuni casi, come sapete benissimo, è un'attività anche di alfabetizzazione, alcune imprese ancora di piccole dimensioni, ma paradossalmente alcune anche di medie dimensioni, al di là del supporto talvolta contabile o di alcune procedure di base, molte delle attività non hanno ancora nessun tipo di sostegno sui processi, diciamo, digitali. Questo evidentemente ci deve consentire di traguardare risultati molto più intensi per quanto riguarda il nostro mondo d'impresa, che è troppo spesso indietro rispetto a quanto il mercato sta già offrendo e quanto il mercato richiede. Abbiamo un mondo enorme sul quale lavorare, e anche in questo caso purtroppo gli eventi degli ultimi mesi hanno dimostrato come il comparto del commercio, che sembrava e sembrerebbe sempre stato abbastanza lontano da questi processi, si è visto costretto a dover cambiare la propria strategia, e quindi anche qui abbiamo svolto, diciamo, attività quotidiane di formazione per il passaggio a processi differenti attraverso i quali approcciare la vendita del prodotto. E questo vale anche nel mondo, diciamo, dell'attività formativa che va oltre la semplice commercializzazione dei prodotti. Vuol dire cambiare una cultura d'impresa. Siamo
una regione in cui, mi permetto di dirlo da rappresentante di impresa, in cui la cultura di impresa spesso ha punti di significativa carenza, e quindi l'attività formativa, lo dico, sembra una banalità, ma in questo caso per noi è un'esigenza di vitale importanza, vuol dire riuscire a cambiare strada, aprirsi a un mercato che per una regione come la nostra, che è logisticamente in difficoltà, in realtà non si trova più nella possibilità di avere questa attenuante. La Sardegna sta nel mercato mondiale come ci stanno tutti, e quindi ha opportunità esattamente come tutti, e il versante degli ultimi mesi ce ne ha dato una conferma tangibile. Quindi in questo io chiudo, perché il mio intervento era un intervento, come dire, di veramente di apertura, per ringraziare il Digital Innovation Hub, del quale faccio parte, ma per ringraziare gli sforzi che ha fatto fino adesso e anche queste giornate di comunicazione e formazione, perché obiettivamente fra le priorità che noi ci stiamo ponendo come sistema camerale, come sistema associativo, quella del mondo dell'innovazione è diventato veramente in alcuni casi la scelta della sopravvivenza, in gran parte dei casi la scelta del successo. Grazie. Grazie al dottor Ciccalò, che ci ha fatto uno spaccato un pochettino di quali sono, diciamo, le difficoltà, le tendenze del mondo, diciamo, più legato a quello proprio delle camere di commercio, di Union Camere, sino a darci alcuni dati, alcune informazioni sugli sviluppi che in questo periodo, a cavallo di questo periodo, hanno visto numericamente, diciamo, un tipo di raffreddamento probabilmente delle domande, dello sviluppo. E allora, se la formazione invece rappresenta una possibilità di crescita, sicuramente all'interno di questa troviamo anche la missione del Digital Innovation Hub. Ringraziando ancora il dottor Agostino Ciccalò, introdurrei l'ingegner Elio Cattania, che, come vi ho detto, già presidente di Confindustria Digitale, è in tale veste, come l'ho definito prima, il papà dei Digital Innovation Hub, dei centri di competenze, di una serie di attività per il rilancio che mise a punto anni fa insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, e a lui chiedo di farci un pochettino questo excursus dalla nascita e qual è ora il ruolo dello, diciamo, nell'ambito del rilancio dell'impresa digitale, anche della formazione. Ma ti ringrazio moltissimo, Gianni, ringrazio tra l'altro Sardegna Ricerche e il Digital Innovation Hub della Sardegna, quindi anche Confindustria Sardegna, tutti i di altri che hanno partecipato a questo evento. Mi sembra un'iniziativa assolutamente molto valida, che devo dire, come al solito, la Sardegna in questo tipo di attività è un precursore in tante altre parti d'Italia. Proprio utilizzando la rete Digital Innovation Hub si stanno cominciando a attivare dei webinar di questo tipo, proprio per portare al sistema delle imprese quella spinta, quella sensibilizzazione necessaria che serve oggi per la trasformazione digitale. Ma io arrivo al tema della formazione e cerco anche di prenderlo dal versante che tu hai detto, Gianni, cioè qual è la situazione oggi sul sistema delle imprese, in particolare quanto è scesa questa esigenza del digitale. Ma io voglio prendere anche la situazione contingente, cioè in questi 4 mesi direi, da questo punto di vista sono serviti questi 4 mesi, forse è l'unico punto di vista da cui sono serviti, perché se mai ce ne fosse stato bisogno, gli imprenditori hanno capito che l'unica via obbligata per gestire questa complessità costante e continua con cui abbiamo a che fare oggi, e soprattutto le fasi di emergenza, ecco, la via obbligata è quella della trasformazione digitale. Oggi la crisi si è presentata in forma pandemica, però sappiamo benissimo che l'emergenza, la imprevedibilità, la sorpresa è caratteristica del mondo degli affari e lo sarà sempre di più. E un domani le crisi si manifesteranno, comunque le tensioni, le pressioni si manifesteranno in forma diversa, magari in forma geopolitica piuttosto che sotto spinte
di cambiamenti energetici piuttosto che di trasformazioni ulteriori in campo di tecnologia o sotto la spinta di grandi mutamenti in campo finanziario. Io dico che le crisi è meglio che non vengano, però quando vengono devono essere utilizzate, perché fanno mettere in evidenza, fanno portare in superficie tutti quei nodi a livello di un'impresa o a livello di un sistema economico che impediscono appunto a organizzazioni di esprimere il loro massimo del valore. Devo dire che per noi è stata un'esperienza, per noi direi come sistema delle imprese, ma anche come sistema Italia, è stata un'esperienza da questo punto di vista molto indicativa e ci deve fare tutti quanti collettivamente molto riflettere su quanto sia urgente affrontare quei nodi di cui da troppi anni noi parliamo essere i nodi cosiddetti strutturali del nostro paese. Una cosa interessante, stiamo notando, abbiamo notato in queste settimane, in questi ultimi paio di mesi, le imprese che stanno uscendo più velocemente da questa fase di crisi acuta, o se vogliamo che stanno soffrendo meno, sono quelle imprese dove da un lato la leadership, cioè chi è al vertice di quelle imprese, si è dimostrato essere più preparato e pronto a gestire la complessità, la dinamicità, la variabilità, e dall'altro quelle imprese in cui appunto l'intensità della tecnologia aveva toccato tanti processi dell'azienda. Se ci pensiamo bene, trasformazione digitale, di cui da qualche anno ormai parliamo in maniera molto costante e continua, è un insieme di questi due componenti, da un lato leadership, dall'altro tecnologia, che messi insieme consentono di iniettare quella cultura del cambiamento, quella velocità, quella flessibilità, quell'agilità, quella semplificazione, quella capacità di riconfigurazione continua, che sono poi, guarda caso, le caratteristiche tipiche con cui oggi un'azienda deve far fronte e che nel caso specifico hanno aiutato appunto alcune delle nostre aziende, direi tante delle nostre aziende, a gestire questa fase di transizione con meno danni. Però dobbiamo anche dirci tutta la verità fino in fondo. Noi come paese, sia a livello pubblico che privato, non abbiamo ancora fatto quanto doveva in campo digitale. Tra l'altro ci siamo tutti quanti in questa fase innamorati dello smart working, ed è giusto, perché il cosiddetto smart working ci ha consentito di far andare avanti le organizzazioni, direi abbastanza compiute. Le hanno letti, dobbiamo molto a questa fase un po' così alle nuove istituzioni pubbliche, però dobbiamo essere anche molto attenti. Più che di smart working, io credo che noi abbiamo fatto un gran telelavoro, cioè il lavoro a distanza. Il vero smart working lo fanno coloro i quali hanno dietro un'organizzazione smart. Prendiamo il caso del pubblico. Un'organizzazione smart è un'organizzazione in cui, per esempio, esiste una rete di dati sanitari da cui si estraggono valore con algoritmi o con modelli di business intelligence per poter prevedere o pianificare o riallocare le risorse in modo dinamico. Oppure ancora un mondo pubblico in cui si utilizzano le reti e la condivisione dei dati, l'interoperabilità come strumento di semplificazione. Oppure nel mondo privato, è smart un'azienda manifatturiera in cui, grazie alla sensoristica, grazie all'internet delle cose, grazie al cloud, grazie anche qui alla intelligenza, si riesce a riconfigurare una linea di produzione in modo dinamico in funzione delle esigenze che possono cambiare dal cliente, magari gestendola remoto e magari ancora con della manutenzione predittiva, e magari ancora cercando di gestire le fonti di approvvigionamento in maniera dinamica. Pensate quante aziende manifatturiere italiane hanno avuto problemi in questo periodo, quando scomparivano delle fonti di approvvigionamento in alcune parti del mondo. Ecco, queste cose di cui stiamo parlando in realtà è la cultura del 4.0, che non è soltanto tecnologia, ma è un modo di gestire l'impresa, è un modo di interagire con le zone, col mercato, nella catena a valle e a monte, nella catena logistica, nella catena del rapporto con i clienti. Allora, queste cose noi credo le abbiamo ben capite, però arriviamo di nuovo alla sintesi. In Italia noi abbiamo accumulato ancora del ritardo, questo lo sappiamo, però siamo afflitti dalla sindrome della moltiplicazione dei piani. Ci piace fare piani e poi piani e poi piani. Sto parlando adesso delle nostre cose, parlo anche del digitale. Dovremmo essere in realtà afflitti dall'ossessione dell'execution, del fare avvenire le cose.
Vi do qualche dato. Soltanto il 15% delle nostre aziende oggi in Italia ha un livello di digitalizzazione tale da potersi ritenere accettabile e sufficiente per competere in un mercato internazionale. E stiamo parlando di poca roba rispetto a quello che dovrebbe essere un livello di digitalizzazione, direi minima per poter sedere nel mondo della competitività di oggi. Un passaggio positivo, mettiamolo anche in positivo, perché il cammino l'abbiamo intrapreso, è stato proprio nel 2016, quando Confindustria da una parte, non solo Confindustria, ma anche le Camere di Commercio, io ho ascoltato appunto quanto diceva Agostino prima, è molto puntuale, quando appunto le associazioni principali insieme al governo si siano sedute e hanno detto più o diamo uno shock al sistema delle imprese oppure questo paese non va da nessuna parte, si stava accumulando un gap digitale che era valutabile intorno ai 20-25 miliardi all'anno di euro non investiti in tecnologie digitali. Ed è partito il cosiddetto piano 4.0, la via italiana al 4.0, non siamo i tedeschi con i grandi paraopere, eccetera. E questo piano del 4.0 aveva tre elementi, le politiche, cioè i sussidi, o meglio gli incentivi agli investimenti con iperammortamento, superammortamento, la rete di Digital Innovation Hub e la formazione. Per quanto riguarda le politiche, direi si è fatto bene, anche se in maniera un po' altalenante, troppi stop and go, però gli imprenditori hanno ben capito di tutte le dimensioni che era un'opportunità investire ad avere questi ritorni in termini di vantaggi fiscali. Un dato per tutti, nel 2017-18 sono stati investiti dal sistema delle imprese 11 miliardi di euro in tecnologie. Tecnologie vuol dire sistemi di produzione, nuova robotica, robotica integrata, software, tecnologie. E questo è stato utilizzato da ben 50.000 imprese. Quindi la macchina si è messa in movimento, questo è molto positivo. Direi anche bene il fronte della rete dei Digital Innovation Hub, o comunque dei punti di contatto con le imprese, i cosiddetti PID che le Camere di Commercio hanno creato sul loro territorio. Per quanto riguarda la rete Digital Innovation Hub, su cui personalmente, come diceva prima, appunto in apertura Gianni, mi sono impegnato personalmente, la nostra rete adesso è pienamente operativa, consta di 22 centri, che sono dei centri che rappresentano un punto nodale di un ecosistema intorno a cui appunto ruotano tutte le capacità territoriali per poter portare poi progettazione concreta, attuazione di progetti alle imprese. Sono stati fatti oltre 1.000 assessment con le imprese, oltre 10.000 imprese sono venute nei Digital Innovation Hub a chiedere supporto, aiuto, sono stati centinaia di incontri, seminari. Quindi devo dire che si è messo in moto proprio questo meccanismo di ecosistema che noi volevamo proprio che si attivasse nel nostro paese. Grandi accordi con i grandi attori, noi abbiamo poche grandi aziende, la Siemens, Ansaldo, la Schneider, oltre ai grandi attori dell'informatica, dei IBM, computer grosso, Cisco, ecco, sono tutti parte di questa network. Altro passaggio importante è l'occasione dei Digital Innovation Hub europei. Io so che la Sardegna si sta muovendo bene in questo senso, perché essere tutti insieme, mettendo insieme a livello territoriale il Digital Innovation Hub, magari anche le realtà delle Camere di Commercio, così come le università, così come quegli eventuali punti, e in Sardegna ci sono, di eccellenza tecnologica, ci si può candidare attraverso il MISE alle risorse importanti e significative che la comunità europea sta mettendo su questi temi. Il bando adesso che era previsto ad agosto è stato spostato un po' in avanti, quindi abbiamo un po' più di tempo. Su questo sto lavorando per mettere insieme sempre di più la rete dei competence center, quelli fatti appunto dal MISE che fanno polo sui centri universitari principali, e la rete Digital Innovation Hub, in modo tale da andare avanti verso l'Europa con una strategia coordinata. Sull'Europa, io vorrei fare soltanto un commento e poi parliamo in chiudo di formazione. Sull'Europa teniamo conto di una cosa. Rispetto a 5-6 anni fa, e noi siamo diventati addetti ai lavori più o meno intorno a questo seminario digitale, ma fino a 5-6 anni fa, quando parlavamo di digitale, ci prendevano per matti. Io lo vedevo con il body language anche degli imprenditori, che dicevano, ma stiamo parlando di tecnologia, che sia roba per tecnici. È cambiato il mondo. Oggi il nostro governo a tutti i livelli parla di digitale come una delle priorità fondamentali, per non parlare dell'Europa che ha allocato, sta per allocare nei grandi temi di allocazione di risorse a supporto di questa fase critica centinaia di miliardi di euro, molti dei quali andranno
a supportare, oltre che la parte, diciamo, sussistenza e emergenza, anche la parte sviluppo attraverso il digitale. Quindi essere pronti per catturare tutte quante queste risorse e portarle a terra, farle arrivare alle imprese, a Cagliari, a Nuoro, a Campigliano, in Sardegna, ad Olbia, è fondamentale per noi. Ecco quindi il ruolo cruciale che i punti di contatto, i PID da una parte, o i digital con i centri di competenza devono poter giocare sul territorio. Quindi è fondamentale questo tipo di incontri con le imprese per far capire che esiste una cinghia di trasmissione proprio per fare in modo che tutte queste risorse e tecnologie possano arrivare in concreto sul territorio. E sulla formazione, ma io qui me la cavo abbastanza brevemente perché il tema è uno di quei temi su cui si sono fatti molti piani, ma devo purtroppo dire che al momento non abbiamo visto quella capacità esecutiva, attuativa, che tutti quanti vorremmo. Quando parliamo di formazione, in realtà parliamo di tre cose. Innanzitutto, formazione dei vertici. La trasformazione digitale non avviene se un imprenditore non la capisce, se un manager, un CEO non la capisce, se un capo di un dipartimento della pubblica amministrazione non la fa proprio. Perché è un passaggio culturale profondo che richiede guida, che richiede leadership, che richiede supporto, che richiede stimolo, che richiede aiuto. Quindi la prima cosa da fare è essere certi che i vertici siano coinvolti. Noi lo stiamo facendo con gli imprenditori e questo è uno degli strumenti, quindi da tutto credito appunto a Sardegna Ricerca, al Digital, perché attraverso questo strumento anche sensibilizziamo e diamo appunto strumenti agli imprenditori, ai CEO, ai manager, ai capi di organizzazione pubbliche e private, per far capire che non è uno strumento da delegare ai tecnici. La trasformazione digitale è business, è servizio al cittadino, e internazionalizzazione, e efficienza, e catena logistica. E quindi su questo noi non dobbiamo assolutamente rallentare. Ripeto, benissime iniziative di questo tipo che devono continuare. Il secondo livello di formazione va fatto in azienda. Qui devo dire che gli incentivi che sono stati dati all'interno del programma 4.0 hanno ben funzionato, perché c'erano dei vantaggi fiscali per tutti coloro i quali allocavano risorse educative, quindi giorni uomo di formazione, all'interno delle aziende, e io credo che si debba fare di più e so che il governo sta pensando in questo momento di rafforzare questo tipo di iniziative a supporto della formazione in azienda. Il terzo tocca forse la parte più difficile, che è la scuola, un dato per tutti. Oggi, 2 luglio, se noi avessimo 85.000 tecnici, meccatronici, informatici, gente che sappia di sensoristica, troverebbero lavoro oggi pomeriggio. Ma non soltanto nella Motor Valley di Parma, piuttosto che di Reggio Emilia, nel Campidano, a Cosenza, in tutte le parti d'Italia. 85.000 è il gap di oggi pomeriggio. Cioè, parlando con gli imprenditori, dicono se io li avessi, li assumerei oggi. Gli ITS, i famosi ITS, che sfornano circa 11.000 tecnici specialistici all'anno, ne dovrebbero sformare 3 volte tanto. Ma questo lo stiamo dicendo ormai da 3 anni. È di nuovo un bel piano, ma pessima execution. E quindi questo è un altro punto su cui dobbiamo fare i conti tutti quanti insieme noi. Fare le strategie costa poco, eseguirle fa la differenza. Quindi su questo versante, io credo che noi, qui siamo rappresentanti dell'università, piuttosto che del mondo delle fondazioni, piuttosto che del mondo pubblico, delle regioni e delle imprese, non possiamo più tollerare di avere un problema aperto sul BTS. Dobbiamo fare in modo, anche attraverso la comunicazione alle famiglie, di mandare i propri figli a fare la scuola di specializzazione tecnica e come avere, anzi, forse di più, in termini di occupabilità, che un diploma di laurea. Perché ce n'è un grandissimo bisogno. In Germania ce ne sono 600.000 di persone, di ragazzi e ragazze, che escono ogni anno dagli studi tecnici superiori. Poi mi muovo sugli STEM. Ben sappiamo cosa sono gli STEM, le discipline, le lauree in discipline matematiche. Anche qui, grosso modo, sono 7.500 le persone che escono ogni anno. Anche qui dovremmo averne almeno 2 volte tanto nel giro dei prossimi 3 anni. Ecco, su questo, onestamente, mi ci metto anch'io insieme a tutti quanti noi, non stiamo vedendo quella velocità di trasformazione della struttura formativa, in questo caso accademica superiore, o degli istituti tecnici superiori, per far avvenire le cose. E questo è un grosso neo su cui non possiamo più mandare la palla nel campo di nessun altro, è nel nostro campo. E da ultimo,
ma questa forse è la parte più difficile numericamente, ma più facile, bisogna fare in modo che il digitale, al di là dei giochi, tutti i ragazzi sono bravi, debba diventare cultura trasversale, disciplina trasversale in qualunque attività si fa, dai licei alle università anche di carattere umanistico, perché non puoi fare oggi il medico piuttosto che il filosofo senza avere una visione digitale. Quindi il tema della formazione è veramente un tema centrale. Il numero che ho dato è oggi, ma se lo proiettiamo in avanti, noi avremo un deficit di esperti valutabile in 250.000 nel giro di 3 anni e un bisogno di riqualificazione di personale all'interno delle imprese intorno agli 800.000 sempre nel prossimo triennio. Quindi capite che grande sforzo c'è da fare. Io ritengo che la formazione sia veramente la mamma delle opportunità, mettiamola in positivo, perché poi di questo si tratta. Cioè, siamo in una fase di discontinuità, questa pandemia ce l'ha messa in evidenza, dobbiamo essere bravi a non fare le cose di prima. Se facciamo le cose di prima, probabilmente non andiamo da nessuna parte. Grazie. Grazie Elio, grazie all'ingegner Catene che ci ha ricordato un pochettino quali sono i termini con i quali nascono anche i punti di contatto del Digital Innovation Hub, ci ha ricordato quanto anche in questo momento, diciamo, la leadership e la dinamicità all'interno del settore produttivo facciano la differenza rispetto alla crescita, ci ha ricordato i 3 elementi su cui si basa il cosiddetto concetto del passaggio al 4.0, cioè quelli delle politiche reali, quello della presenza dei punti di contatto, dei Digital Innovation Hub, ma anche della formazione. Importante, io ricordo che con lui sono stato 3 anni fa ministro Valeria Fedeli, e più o meno le cose che ha detto adesso erano le stesse da allora. Io credo che però diciamo un'attenzione sia un po' cambiata da questo punto di vista, sarà che lo dico per ottimismo innato, diciamo, però penso che qualcosa si muova. Sicuramente c'è un'attenzione, una propensione, una diversa accezione della cultura digitale, almeno lo spero, e in questo dobbiamo cercare tutti di muoverci. Allora, grazie ancora all'ingegner Catania, ho il piacere di introdurre la professoressa Maria Del Zompo, magnifico rettore dell'Università di Cagliari, sostanzialmente il mio capo, alla quale chiedo di volerci dare, alla luce di tutto ciò, il ruolo dell'alta formazione, della conoscenza, anche legata ai professionisti digitali. Intanto ringrazio il professor Fenu per l'invito. Volevo giusto rispondere nell'immediatezza a quelle osservazioni interessanti state dette da chi mi ha preceduto, anche soltanto ricordando che noi abbiamo un problema serissimo. E il problema serissimo è la politica sulla cultura fatta dal 2008 a oggi. Perché, ingegnere, il problema che noi abbiamo è che i soldi all'istruzione, alle scuole, all'università, in questi anni, li hanno solo tolti. Io le dico che nella mia esperienza di rettore, il primo anno, dopo il primo anno, abbiamo perso così, d'amblè, 5 milioni di euro del fondo di finanziamento ordinario. Ci sono stati capi di governo che hanno detto che era importante fare 5-6 università in tutta Italia, e le altre si potevano anche lasciar perdere. Noi stiamo subendo dei comportamenti governativi che sono nati nel 2009, nel 2010, per cui si decidono le spese sulla base di calcoli fatti a livello finanziario e contabile, ma non per le vere necessità che tu hai di fare formazione, non solo per l'università, anche per la scuola. C'è un disinvestimento continuo. E perciò quello che sta succedendo in Italia adesso è il risultato degli ultimi 15 anni dove sulle persone non si è fatto investimento. Perché tu vuoi comprare tutte le attrezzature che vuoi, ma se non investi sulle persone e sulla preparazione delle persone,
non riuscirai mai a crescere. Per cui noi adesso stiamo soffrendo questo. Non credo che forse qualche mese fa, 20 giorni fa, un manager chiamato a dare delle soluzioni a livello nazionale, per l'ennesima volta ha tirato fuori il fatto che devono esistere solo realtà eccellenti in alcune regioni d'Italia, le altre, tutto sommato, se fanno un piccolo super liceo va bene. Ecco, il fatto di non concepire l'istruzione superiore universitaria come un investimento per la crescita delle persone, che poi va bene per la medicina, va bene per il digitale, va bene per la creatività, va bene per creare dei cittadini consapevoli. Per cui sotto questo aspetto c'è un cambiamento, però io vedo ancora delle resistenze e dei modi di pensare che sono, secondo me, molto nocivi all'insieme della nostra nazione e in particolare a un insieme come quello di una regione Sardegna che per crescere e per innovarsi ha bisogno di interagire in maniera forte sulla formazione delle persone. E in questo perciò mi sento di dover dire delle cose. Se posso avere la prima slide, anche per far capire, possiamo andare avanti, grazie, possiamo per far capire un pochino che siamo stati costretti, lei lo ha detto bene anche Agostino, il dottor Ciccalò, siamo stati costretti dal Covid-19 a prendere delle strade che avremmo dovuto prendere molto tempo prima. E voglio aggiungere anche un altro aspetto che fa il paio con quelle affermazioni che hanno a che fare con la diffidenza verso certi mondi e certe realtà, che viviamo in una società che ha messo in dubbio la scienza, che mette in dubbio i risultati che si ottengono con un metodo scientifico, e questo fa il paio con l'assenza di formazione di cui stiamo parlando, con l'assenza di istruzione. Se mi dà la successiva. Questi sono dati che voi conoscete bene e sono dati che dovrebbero conoscere bene tutti, dove si vede bene che una realtà cresce e l'università diventa sempre più importante, addirittura dove tu hai più crisi economica e dove tu hai difficoltà. In questo report dell'OCSE c'è proprio una descrizione splendida, anche se detta in maniera diversa, di quello che noi chiamiamo ascensore sociale. Mi manda la successiva, per favore. Ecco, questo è un po' un discorso che come Ateneo noi stiamo portando avanti da tempo. Cioè l'Ateneo fa cultura, certo, però è consapevole dell'importanza di fare cultura d'impresa e lo fa all'interno con i propri studenti, lo fa nel momento in cui costruisce il Contamination Lab, che è diventato ormai una realtà nazionale e internazionale, dove Cagliari è leader di tanti progetti perché ci crede, ci ha sempre creduto. E la cosa importante è che i ragazzi che frequentano il Contamination Lab, al di là di quelli che vincono, che fanno gli spin-off e che crescono con delle realtà imprenditoriali, acquisiscono una mentalità che li fa entrare, indipendentemente dalla loro laurea e indipendentemente dalle loro scelte, diciamo, di vita, li fa entrare in maniera competitiva nell'ambito del mondo del lavoro. Per cui è un percorso che noi abbiamo affrontato e continuiamo a svolgere con entusiasmo e con certezze, e che è la base di cercare di dare della linfa a quello che dovrebbe essere poi il mondo imprenditoriale, che se non ha una gioventù che ci crede, che è in qualche modo preparata, rischia di perdersi e di gestire soltanto problematiche legate e crescite legate alle famiglie, che è il problema che da una parte può essere un vantaggio, ma se c'è solo la famiglia ovviamente si rischia di avere dei ritardi notevoli. Mi dà la successiva? Ecco, questo è quello che noi vorremmo fare. Nessuno ci ha chiesto qualche anno fa di fare una laurea magistrale in data science. Abbiamo capito che era una realtà importante. Avevamo i nostri ricercatori, i nostri gruppi di docenti che già lavoravano su quello e per cui lo abbiamo fatto. Ma io non ne vado orgogliosa, perché avrei voluto invece avere l'input
da parte del territorio di dire oh, devi fare una laurea in data science, perché ci servono queste figure. Allora, se poi non servono, e siamo, non solo siamo indietro, ma siamo alla preistoria, ed è un qualcosa che rischia di creare non un blocco, ma una totale assenza poi di impresa e di innovazione, perciò di impresa. Ora, voi lo sapete meglio di me, il fatto di una data economy non è un futuro, è un presente, ed è un qualcosa dove se non hai le figure in grado di gestire queste problematiche, di fare in modo che tutti i dati che tu hai parlino, ti suggeriscano delle soluzioni, ti aiutino a risolvere delle criticità, noi ci fermiamo e siamo già fermi sotto questo aspetto. Ma noi la laurea magistrale l'abbiamo fatta, i nostri ragazzi si iscrivono e ovviamente trovano lavoro, manco a dirlo, la successiva. E qui c'è il discorso di dove sta andando l'Europa, un po' tardi, avrebbe potuto farlo un po' prima, lo sta facendo adesso, lo sapete meglio di me. Lo sta facendo adesso considerando una priorità l'era digitale, per cui la formazione in ambito digitale. Se mi date la successiva, e noi stiamo cercando di seguire questi aspetti, ma non troviamo, io non trovo, perlomeno sono un povero rettore, per cui bisogna comprendere, non trovo delle scelte a livello governativo strategiche che facciano capire, ma non quello che devi fare domani, qual è il percorso per far crescere la società italiana e sarda all'interno di queste realtà che sono ormai la base del benessere sociale e del benessere economico. Io ho scritto lì due esempi, ma l'ingegner Catania ne ha fatto già altri, di cosa vuol dire innovare grazie al data science e all'analisi dei dati. Cosa vuol dire medicina personalizzata? Lo sapete meglio di me. Quando abbiamo a che fare con delle terapie antitumorali che sono devastanti qualche volta, bene, comincia a esserci la realtà di costruire le terapie sul singolo individuo, mettendo insieme dati genetici del tumore, dati genetici del paziente e le conoscenze che abbiamo sui meccanismi, e a quel punto scegliere il farmaco più efficace e meno dannoso. Stiamo dando importanza alla vita umana e importanza alla sofferenza. Ma se mi dà le successive, non parliamo del miglioramento dei servizi pubblici, ma altri ne parleranno meglio di me. Entriamo nelle realtà che possono riguardare chi è vicino a noi, ma su questo possiamo aggiungere valori di imprese e di imprenditorialità che possono avere solo beneficio. Ma se noi non abbiamo le persone, se noi non formiamo le persone, perché è giusto pensare alla formazione delle figure che in questo momento stanno lavorando, è giusto pensare alla formazione di chi in questo momento ha già una posizione nel pubblico come nel privato, ma se facciamo questo e basta. Perché nel momento in cui io mi trovo in una realtà come quella sarda, mi farebbe piacere aumentare il numero degli studenti che posso immatricolare in informatica. Quando ho iniziato, abbiamo creato subito dal niente una triennale di ingegneria elettronica. Il professor Fenu è pronto ad aumentare la disponibilità. Ma ci sono delle regole, e quelle regole ti dicono che se tu devi aumentare il numero degli studenti, hai bisogno di docenti specifici per quello. Però a noi ci tolgono 7 milioni in 2 anni e poi ce ne tolgono 1 milione all'anno. E io il docente come lo creo dal nulla? Ecco, allora, questo aspetto fa capire la totale assenza di visione e di strategia, perché i problemi non li risolvi mettendo fondi per la tecnologia e per gli strumenti, ma li risolvi guardando l'insieme di quello che ti serve, altrimenti noi rischiamo di rimanere senza la linfa vitale, che sono le persone. Mi dà la successiva? Questa lo sapete meglio di me, è la realtà che viene in qualche modo raccontata per il 2025, sempre da questo documento europeo che è la base di quella che saranno i progetti, i fondi
è del prossimo piano europeo che sta per uscire e che sarà tutto concentrato su queste realtà. Io ho avuto l'occasione di partecipare ad un incontro a Roma dei rettori con la Commissione europea, con alcune figure, diciamo, della Commissione europea, ed è stato chiarissimo in quell'occasione di dire: non fate più altra formazione che non sia quella non solo digitale, ma quello di cui parlerò tra poco, cioè dell'intelligenza artificiale. Si va lì, e se non andiamo lì, noi fondi europei per la formazione non ne prendiamo neanche mezzo euro. Ma secondo me è corretto fare così, perché siamo troppo indietro come Europa, come nazione e ancor più come regione. Se mi dai la successiva, entriamo nella... Ecco, queste sono alcune delle cose, giusto per far vedere che l'università cerca, con i mezzi che ha, con le leggi che ci sono in questo momento disponibili, di attivarsi e di portare avanti i percorsi. Potrebbe fare ancora di più se ci fosse maggiore sinergia con le imprese e con la realtà regionale per fare quella formazione che serve e far crescere le persone, che sia un manager o che sia una figura intermedia o una figura di base. Ecco, questo distacco totale che c'è tra chi dovrebbe fare formazione e chi ne ha esigenza è qualcosa che è quasi incredibile, ma continua ad esserci, e io come rettore continuo a non sapere quali sono le esigenze vere delle imprese nella mia regione. Vado un po' a tentoni perché i colleghi un po' me lo dicono, qualcosa la capiamo, qualcosa la leggiamo, qualche collega che mi capita di incontrare come Agostino Ciccalò in altre situazioni, in altre realtà, mi dice: ma forse servirebbe questo, e io vado dietro, ma non si può far così in una nazione, in una regione che vuole crescere. La successiva, se mi date... Ok, questo invece è l'approccio per l'intelligenza artificiale, se mi dà la successiva, questo è l'altro documento che ci dice cosa farà l'Europa con i prossimi fondi europei. Anche qui l'intelligenza artificiale sembra che uno stia parlando di un robot che ci toglie il posto di lavoro. Voi lo sapete meglio di me, però la gente non lo sa. E il fatto di fare comunicazione per far capire che l'intelligenza artificiale è la base di uno sviluppo sostenibile è di fondamentale importanza per tutti noi. Mi dai la successiva? Questo è un po', è stato capito, perché il problema non è solo italiano, non è solo sardo, non è solo nostro, è un problema europeo, per cui di fare divulgazione e di parlare, di sostenere. Certo, che cosa? Il fatto che se tu non hai conoscenze, non fai cultura, nel mondo di adesso e di quello che ci sarà tra poco, non troverai lavoro. Questo è fuori discussione. Cioè, ormai dal punto di vista della conoscenza, o hai quel livello, che non deve essere certamente il livello dell'ingegnere informatico o del super informatico o del dottore in ricerca in informatica, sono vari livelli di conoscenza, ma devi avere quei vari livelli di conoscenza. Se mi dà la successiva, e stiamo parlando di intelligenza artificiale che tocca l'agricoltura, tocca il turismo, tocca il commercio, tocca la pesca, tocca il turismo, tocca tutto. Per cui pensare ad una regione come la Sardegna, che ha interessi in tutte le cose che vi sto dicendo, dove nessuno parla con noi per dirci: ci servirebbero per questo e per quest'altro. Noi lo facciamo, abbiamo messo su una laurea magistrale per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, lo abbiamo fatto perché abbiamo un gruppo di colleghi, come è successo per il data science, che fanno questo, hanno progetti europei, vanno avanti, ma non può essere una decisione nostra, doveva venire dal territorio. Dal territorio non arrivano queste richieste, e questo dimostra la arretratezza notevole che abbiamo. Ma noi siamo disposti tranquillamente a interagire con chi almeno capisce l'importanza di tutto questo e ci dice: facciamo dei livelli diversi, facciamo un livello base, un livello 1, un livello 2, perfetto, ci mettiamo intorno a un tavolo e ragioniamo su cosa si può fare e come lo si può fare. Ma dobbiamo ragionare sempre di più sulle scuole superiori, dobbiamo fare in modo che questo tipo di concetto entri lì, non dico all'università, ma nelle scuole superiori, altrimenti siamo troppo indietro. E a me sembra, se può andare avanti, che questo concetto non ci sia. Noi non abbiamo, in Italia, secondo me, non diamo priorità alle persone.
diamo priorità al posto di lavoro. E questo fatto di dire si devono creare posti di lavoro. Perché non ci fate lavorare? Ragazzi, ma non si può continuare a essere così superficiali. Non puoi continuare a pensare che i posti di lavoro nascano sotto i cavoli o te li porti la cicogna sui cammini. Se non fai un certo tipo di lavoro dall'inizio e non investi in tempo che ti serve per portare a casa un certo risultato, tu i posti di lavoro non li creerai mai e noi staremo sempre più indietro perché gli altri queste cose le hanno capite. Basta vedere quanto investono i paesi normalmente nell'istruzione e nell'istruzione universitaria. L'Italia, da quando io sono rettore, in tutte le inaugurazioni degli anni accademici ho fatto vedere le tabelle dell'OCSE, l'Italia ultima era e ultima è rimasta, non c'è stata storia. E da questo punto di vista, ancora una volta, non investiamo sulle persone e questo è un gravissimo danno che stiamo facendo alla società tutta. Mi dà la successiva per far vedere, queste sono alcune delle iniziative che hanno a che fare con cosa l'Ateneo Cagliaritano fa per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, che vanno insieme a quello che abbiamo fatto vedere per l'informatica e data science, ma potrei farvi vedere una lista di slide per capire che noi ci siamo dentro, ma ci sembra di essere quasi soli e questo non va bene. Mi dai la successiva? Questo è l'aspetto che io voglio concludere con queste realtà. Per chi non lo conoscesse, a destra lui si chiamava Sciola, è un grandissimo scultore sardo. E parliamo di creatività come mestiere del futuro, perché l'università ha questo compito anche e non vuole mollare, non ha nessuna intenzione di mollare la parte umanistica, la parte legata alla conoscenza, alla creatività, alla conoscenza delle arti, alla conoscenza della storia, alla conoscenza del pensiero filosofico. Per cui è chiaro che ed è giusto che ci sia questa compenetrazione, come è giusto che ci sia una conoscenza di base di intelligenza artificiale o, se volete, digitale, in tutti i ragazzi, indipendentemente, e le nostre ragazze, indipendentemente dalle lauree che loro affrontano. Mi dai l'ultima? Credo che sia quasi l'ultima. Lui, penso lo conosciate, è un ingegnere che è venuto a fare la lettura magistrale di una inaugurazione dell'anno accademico a Cagliari un paio d'anni fa e che io ho voluto invitare proprio perché, pur essendo una figura che diciamo, porta avanti, concettualizza e porta avanti il mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale e del cosiddetto moderno, è una persona che ti fa capire molto bene che la tecnologia è un mezzo che serve per raggiungere dei risultati, non è il risultato. E su questo ugualmente bisogna fare informazione e formazione per togliere alla gente queste fake news che si sono ormai create e che creano tra l'altro questa resistenza al nuovo e al fatto di passare ad un mondo diverso da quello che noi abbiamo sempre conosciuto, ma non per questo meno bello e non per questo meno efficace. Credo che ce ne sia forse un'altra, se ecco, questo è giusto per concludere con il nostro Ateneo che cerca di portare avanti un percorso legato alla conoscenza, all'innovazione, alla cultura d'impresa, alla creatività, nonostante i milioni di euro che ci tolgono con tranquillità e serenità tutti gli anni, ma noi non molliamo, insistiamo, in questo la Regione Sardegna ci dà una mano importante, perché se non ci fosse il contributo della Regione Sardegna, l'Ateneo Cagliaritano avrebbe chiuso almeno 10 anni fa, e questo la dice lunga su come il governo centrale si comporta con i territori e con le persone. Io ho finito e grazie. Grazie alla professoressa Del Zompo, che io conosco e so con quale passione fa i suoi interventi, con quale convinzione, con quale profondità e con quale capacità di raccordare in un cluster tutti gli elementi che poi rappresentano l'università. La formazione digitale chiaramente quindi qua è stata vista come aspetto inquadrato all'interno della complessità universitaria, la complessità della formazione e il tipo di rapporto che ha con la società.
Non dico neanche che ha sforato un po' coi tempi, ma me lo immaginavo. Chiedo scusa a tutti. Chiederei all'ingegner invece Carlo Poledrini, presidente di Fondirigenti, di farci un po' un quadro della formazione digitale manageriale e di come la sua, diciamo, associazione si è mossa in questi anni. Grazie professor Fenu, saluto il rettore e ovviamente tutti i partecipanti a questo interessante dibattito. Come spesso accade in queste circostanze, quando si parla per quarti, quinti, eccetera, si finisce per essere in qualche modo condizionati da ciò che viene detto prima e allora si cerca di perdere il meno tempo possibile nelle cose che si era pensato di comunicare, cercando di incastrarle in un mosaico in cui tutti hanno a loro volta inserito dei pezzi tutti interessanti. Allora cerco di non sottrarmi al compito istituzionale, brevissimo perché mi appassiona anche un po' di meno, e entrare anche nelle questioni che riguardano la nostra isola. Questo è un incontro che stiamo facendo sulla Sardegna. Io in questo caso sono cagliaritano, sono sardo, quindi abito qui, lavoro qui, però ho anche in questa occasione una giacca diversa che, come hai detto tu, Gianni, è una giacca nazionale, che è quella di presidente di Fondirigenti. Cos'è Fondirigenti? In breve, così lo chiariamo. Fondirigenti è un fondo interprofessionale per la formazione manageriale costituito da Confindustria e da Federmanager al 50%. Federmanager è l'associazione nazionale dei dirigenti delle aziende industriali. E diciamo che abbiamo circa una 14-15 mila imprese aderenti a livello nazionale, abbiamo per circa 80 mila dirigenti. È il maggior fondo di formazione manageriale italiano, che praticamente copre circa il 70% delle esigenze dei manager in Italia. Quindi abbiamo dei numeri. Sento, adesso mi comincio un attimo sulle questioni che in qualche modo hanno anche riferimento, hanno qualche riferimento con gli interventi di chi mi ha preceduto. Parto dall'ultimo. Non abbiamo, della professoressa Del Zompo, che ho sentito più volte, sempre con grande interesse, il problema delle risorse. Fondirigenti non ha problemi di risorse perché è alimentato da uno 0,30 della massa salariale che rimette del tutto il personale dirigente e che rimette in circolazione attraverso modalità molto semplici di finanziamento della formazione. Noi non facciamo formazione, ma la finanziamo, e la finanziamo non sulla base di idee che ci vengono la mattina quando ci svegliamo bevendo il caffè, ma proprio sulla base di quelle analisi dei fabbisogni che con continuità nel mondo delle imprese cerchiamo di condurre attraverso degli studi che finanziamo peraltro anche, e attraverso un osservatorio sempre molto attento, molto tempestivo, che ci consente di essere sempre up to date sulle esigenze che si presentano. A volte mi piace questo raccontarlo spesso, a volte anticipiamo anche, perché per esempio negli ultimi 4 anni siamo stati il primo fondo che ha finanziato Industria 4.0 con ben quasi 40 milioni di euro in 4 anni che abbiamo utilizzato per finanziare transizioni digitali, Industria 4.0 in gran parte dell'Italia. È evidente che mettiamo anche in circolazione tutta una serie di altre risorse che spesso ottengono dei risultati che noi riusciamo a misurare. E questo lo sto dicendo perché siamo anche l'unico fondo che, oltre a finanziare la formazione, da qualche anno ne misura gli effetti attraverso un documento che noi predisponiamo annualmente, che è l'Impact Report, per capire come questa formazione che noi finanziamo finisce per ricadere e spalmarsi nelle imprese, ma non solo come ore di erogazione di formazione, ma anche come risultati. Voi sapete meglio di me, sicuramente l'ingegnere Cattaneo ne ha avuto misure più di dettaglio rispetto a quelle che ho io, che in Italia non esiste solo lo spread del debito pubblico, esiste anche uno spread che riguarda la produttività, che è uno dei grandi temi della crisi che abbiamo subito dal Lehman Brothers in poi, ma insomma negli ultimi 15 anni. Tutto il resto dell'Europa, la produttività del lavoro è cresciuta spesso in maniera anche importante, in Italia si è mossa di veramente poco. Voi sapete bene che la produttività del lavoro poi è l'elemento che effettivamente
costruisce la competitività delle imprese nei mercati globalizzati. Ebbene, noi abbiamo commissionato tempo fa uno studio all'Università di Trento per misurare quale fosse l'incremento di produttività che potesse essere in qualche modo riferito, direttamente riferito all'investimento in formazione. Si è parlato di formazione come investimento. Questo studio dell'Università di Trento, che è stato pubblicato all'Università di Berkeley anche, in una bella rivista di grande importanza, ha attestato, ha testimoniato, prove alla mano, che raddoppiando gli investimenti in formazione manageriale la produttività si incrementa del 12%. Attenzione, il 12% è un numero enorme in un'impresa. Se in un anno io riuscissi a incrementare il 12% la mia produttività, avrei dei risultati, diciamo così, veramente da Guinness dei primati. Quindi la formazione come investimento dal punto di vista manageriale è un qualcosa che si riesce a testimoniare, a dimostrare, e quindi noi in quel senso cerchiamo di spingere le imprese all'utilizzo di questi fondi che noi mettiamo a disposizione. Non c'è naturalmente solo un problema di produttività nel lavoro, c'è anche un problema di cultura, anche in questo caso sia la professoressa del Zompo che nel Gene Catania l'hanno evidenziato, c'è un problema anche di contesto, di creare le condizioni per cui la formazione non venga vista dalle imprese, non solo quella manageriale, attenzione, parlo della formazione in generale, non venga vista come una perdita di tempo per cui le persone devono andare a farsi il corso di qua e di là, e quindi per l'imprenditore, specialmente per il piccolo imprenditore, piccole e medie imprese, viene considerato come un problema anche, diciamo quasi un costo. Abbiamo cercato di verificare, di misurare anche questi aspetti e abbiamo dimostrato anche in questo caso che un euro investito in formazione, se è utilizzato bene, può produrre risultati, avere un moltiplicatore che è circa pari a 15, vale a dire un euro di formazione produce miglioramenti negli investimenti, come il ritorno degli investimenti, pari a 15 euro. E questa è una cosa che ovviamente non è, stiamo parlando di valori medi, non dappertutto è così, ma certamente questo è un aspetto che a noi ci, diciamo che ci dà la benzina per continuare a spingere su questo tasto. Abbiamo anche nel periodo del Covid, adesso della quarantena, della crisi anche della formazione, perché voi pensate a tutte le società che erogano formazione che si sono trovate da un giorno all'altro con i vincoli dell'interdistanza, con i vincoli dei viaggi, è anche un problema economico non indifferente. Noi in questo periodo abbiamo finanziato oltre 1000 piani di imprese industriali per circa 14 milioni di euro, che abbiamo anche consentito venisse erogata, come prevedevano anche le norme, con formazione a distanza. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, un ottimo riscontro. Però io adesso vorrei, se è possibile, anzi sicuramente se non lo fosse mi autoautorizzo, a calare invece la questione della formazione a livello anche regionale. Allora, partendo dai numeri che abbiamo da Fondirigenti, voi considerate che sulle 14.000 imprese aderenti a Fondirigenti, imprese industriali, poco meno di un centinaio stanno in Sardegna. Allora, se io vado a confrontare l'utilizzo dei fondi per la formazione del Nord Italia da parte delle imprese rispetto all'utilizzo dei fondi nel Sud Italia e in Sardegna, vedo che c'è una differenza di 9 punti, vale a dire che ci sono 9 volte, un numero di imprese 9 volte maggiore in proporzione che utilizza i fondi. Questo significa che anche in Sardegna, pur essendoci queste risorse, non sempre sono utilizzate. Esistono, ma non vengono utilizzate. Stiamo un po' meglio del sud, dove questo moltiplicatore 9 diventa 4. Però per questo motivo noi, già dall'anno scorso, 2 anni che lo facciamo, stiamo promuovendo dei piani, degli avvisi, quindi con delle risorse anche interessanti, che riguardano il solo sud. Proprio ieri ne abbiamo pubblicato un altro che riguarda le regioni del sud, compresa la Sardegna, per 1 milione di euro. Finanziamo piani di formazione manageriale per sino a 10.000 euro per ciascun piano. Ci aspettiamo ovviamente che vengano utilizzati, perché, come ho detto, con la formazione si ha anche sviluppo dell'economia, si ha cultura d'impresa, si riesce a crescere. E questo per quanto riguarda la formazione manageriale, diciamo che noi curiamo e continuiamo a tenere
diciamo così, con un faro di attenzione specifico per il Sud, e questo ci tengo a farlo anche perché io vengo da quest'isola. Però è stato anche detto, e questo mi piace poterlo commentare un attimo, che è necessario, questo ho letto l'ingegnere Cattani, è necessario che gli imprenditori capiscano che c'è questa necessità, che non riguarda solo la trasformazione digitale, parliamoci chiaro, riguarda in generale la cultura manageriale, la cultura industriale, la transizione digitale è l'ultimo degli argomenti, ma c'è la finanza, c'è la sostenibilità, c'è la diversity, c'è l'intelligenza artificiale, c'è la gestione dei dati, ce ne tanti. Ed è vero, questo e questo si cerca di farlo, ma in realtà non si può neanche fare un'endovena all'imprenditore se non vuole farsi la formazione. Noi più si può portare l'asino alla fonte, non si può obbligarlo a bere, si dice. Noi certamente cerchiamo di farlo. Ma mi piace molto di più scendere di livello, anagraficamente, e parlare dei giovani. È verissimo quello che è stato detto. Al di là del fatto che non piacciono gli ITS, questo sappiamo, ce ne sono 120 poco più in Italia, solo 3 in Sardegna, forse molti non sanno neanche di cosa si occupano, ce n'è una a Macomer, una a Cagliari, sarà che come azienda cerchiamo di utilizzarli, ma c'è il problema dei giovani non universitari oppure post universitari, e in questo senso noi come fondi dirigenti abbiamo fatto un progetto molto bello che si chiama Diventi Leader. Abbiamo messo 2 milioni a disposizione di 100 giovani che abbiamo rinchiuso per 6 mesi, non so, rinchiuso in maniera, diciamo, figurata, ma insomma, gli abbiamo fornito, erogato una formazione di tutti i tipi, compresa quella internazionale, perché anche una delle cose che in Italia si usa poco è la formazione per l'internazionalizzazione. Quando noi finanziamo piani formativi per l'internazionalizzazione, ciò che ci arriva sono progetti di scuole di inglese e corsi di inglese per i manager, quando l'internazionalizzazione è qualcosa di più che la conoscenza basilare delle lingue, che è basic, ma è studio di comportamenti, studio di modelli di business, studio di modelli di... cioè, tante cose. E abbiamo visto che c'è una carenza che dobbiamo compiere. Come è stato detto, in Sardegna ci sono tanti cervelli, l'università sforna tante persone che non sono per forza di cose obbligate ad andarsene fuori a lavorare, e specialmente con la cultura immateriale, con i beni immateriali, visto che noi non produciamo niente, dovremo riuscire ad avere il nostro valore aggiunto. Per concludere, anche perché poi alle 5 dovrò comunque lasciarvi perché c'è un altro webinar, il nostro obiettivo è sempre quello di creare valore. Noi vogliamo creare valore per i dirigenti con la formazione, che a loro volta creano valore per l'impresa, senza dimenticare che le imprese che a loro volta creano valore per tutti, lo creano essenzialmente per il nostro paese, per la nostra Italia. Imprese che competono, imprese che hanno produttività, imprese che inseriscono i giovani e fanno fare carriera ai giovani e non li fanno aspettare a 50 anni per dargli un incarico di responsabilità, perché sono tutti giovani qualificati. Dobbiamo partire dal basso, dai giovani, noi come fondi dirigenti, ancorché sia un fondo che è relativo alla formazione manageriale, ci impegniamo e ci continueremo ad impegnare. Io spero di non aver sporato, quindi chiedo al professor Fenu, nel caso l'avessi fatto, di scusarmi, e agli interlocutori che verranno dopo di me di scusarmi ugualmente. Sono a disposizione naturalmente per chi volesse anche approfondire gli argomenti sugli avvisi che noi facciamo, di collegarsi al nostro sito. Peraltro abbiamo organizzato un ciclo di webinar molto interessante a livello nazionale, che guarda caso proprio oggi parla dell'innovazione, ma è veramente del tutto casuale, ma abbiamo parlato tante volte anche di finanza, perché abbiamo rilevato che le competenze in materia finanziaria di molti imprenditori non sono quelle che occorrerebbero spesso per competere al meglio. Io vi ringrazio. Va benissimo, grazie all'ingegner Poledrini. Ricordo solamente che tra le cose che diciamo ha evidenziato, che mi sembrano non banali e non usuali in questo campo, c'è quello della misurazione attenta del risultato, che è una delle, diciamo, molte volte che viene anche travisata rispetto alla resa della formazione stessa. Introduco con piacere invece il professor Tommaso Minerva,
ordinario di statistica e coordinatore del progetto nazionale EduOpen, progetto che ci illustrerà un pochettino chi ricomprende e che cosa offre, e al quale io chiedo un pochettino uno sforzo e quindi di calarsi, secondo lui, sulla base della propria esperienza, su cosa possiamo intendere come formazione delle imprese con gli approcci digitali ora. Ok, grazie professor Feno, grazie Gianni. Sì, intanto sottolineo anch'io questa difficoltà, cioè l'essere tra gli ultimi mi rende difficile poter aggiungere delle cose innovative, intelligenti a quanto già detto. In particolare mi riferisco alla disamina molto, molto completa, pertinente. Di Elio Catania della professoressa Del Zon, poiché hanno centrato alcuni temi fondamentali ed essenziali. Ma rispondo alla sollecitazione. Intanto, cos'è EduOpen? EduOpen è una rete costituita al momento da 22 università italiane e poi afferiscono, oltre alle università, alcune istituzioni plurime, alcuni dipartimenti, l'Istituto dell'Ors di Parigi, un'altra rete universitaria che si chiama RUIAP, l'Istituto di Milano sui deportati, comunque centri di cultura e centri di diffusione della cultura e della formazione. L'obiettivo della rete EduOpen è quello di offrire e di fornire anzitutto ai cittadini, ma anche alle imprese, e vi farò un piccolo esempio, una formazione di livello universitario disponibile, utile, utilizzabile gratuitamente da tutti i cittadini, imprese, fondi interprofessionali, per esempio. Sono disponibili al momento oltre 300 corsi di formazione e questi potrebbero essere tranquillamente utilizzati da chi ne ha l'opportunità, da chi ne ha la volontà, per pianificare la propria formazione personale, il proprio sviluppo personale oppure la formazione professionale delle proprie imprese, delle proprie aziende. E questo proprio in questi giorni, la settimana scorsa, abbiamo concluso un accordo con Sogei, che è un grosso player dell'innovazione in Italia, per promuovere la propria formazione interna tramite la rete EduOpen, che ha una filosofia di fondo abbastanza strana, poco ortodossa, intanto quella di rendere tutto accessibile a tutti, quindi i contenuti non sono finalizzati soltanto ai dipendenti Sogei, quelli che verranno sviluppati ad hoc, ma saranno comunque messi a disposizione della cittadinanza, del mondo del lavoro. Un'altra caratteristica fondamentale è che si cerca di promuovere la progettazione dei percorsi formativi basata sulle competenze che si devono raggiungere e non basata sulle conoscenze. La nostra tradizione accademica, scolastica, è molto più basata sulla declaratoria di cosa bisogna conoscere, di cosa bisogna. Che uno studente, che un adulto in formazione debba conoscere. Invece, nel EduOpen cerchiamo di sviluppare la logica delle competenze. Quali competenze deve poter assumere e darne poi evidenza alla fine del percorso formativo? E questo ci consente di agganciare la terza caratteristica che riteniamo importante,
è quella di certificare le competenze. Esistono sistemi negli ambienti digitali, e si chiamano open badge o cose di questo genere, che consentono di certificare le competenze che una persona durante la sua vita lavorativa, durante il suo percorso di studi, comunque durante anche il suo percorso di cittadinanza attiva, ha raggiunto. Sono niente più, niente meno che degli attestati, però in una configurazione digitale che può essere integrata all'interno di ambienti come LinkedIn o di ambienti in cui vengono creati i curriculum e vengono sviluppati i curriculum delle persone. Questo si aggancia anche al tema della rettrice dell'Università di Cagliari, no? Dell'avere accesso in tempo reale ai dati. Una struttura di questo genere, un meccanismo di questo genere, consentirebbe all'azienda, all'organizzazione, alla piccola impresa, di poter avere accesso in tempo reale alle competenze, alle risorse umane che ha a disposizione e di poter mirare dei progetti formativi, degli interventi formativi o di sviluppo, pianificando o allo sviluppo della realtà ambientale o al consolidamento di ambiti che sono poco sviluppati, o comunque investire in conoscenza negli ambiti in cui si sente debole oppure che ha voglia e intenzione di sviluppare in futuro. Quindi questa è la rete d'Open, insomma, come si sta muovendo in questo momento e cosa può dare alle aziende. Le aziende può dare le competenze di tutte le università che aderiscono alla rete, e ormai questo sono 22, sparsi in tutte le varie regioni d'Italia, può fornire uno strumento digitale di smart education, per parafrasare lo smart working, in cui la formazione viene erogata e viene sviluppata utilizzando degli ambienti digitali. L'altra caratteristica che voglio mettere sempre in evidenza nelle relazioni con le imprese è quella di poter mettere a disposizione dei propri dipendenti tutto l'intero catalogo di corsi, non soltanto i corsi o i percorsi che hanno degli interessi stretti alla realtà aziendale, ma tutto il catalogo, perché cerchiamo di convincere che lo sviluppo delle competenze a tutto campo, sono pienamente d'accordo con la professoressa Del Zompo, è importante, non soltanto quelle specifiche legate alla realtà produttiva, ma una base culturale ampia e rappresenta le fondamenta su cui si deve innestare qualunque processo di sviluppo e di innovazione. Un'ultima riflessione, sempre rispondendo alla sollecitazione del professor Feno. Le aziende possono trarre beneficio da una formazione dei propri dipendenti o del proprio management utilizzando gli ambienti digitali? Sicuramente sì. Ho voluto introdurre prima il tema della smart education, education in termini nell'accezione della lingua inglese, dove education è un termine onnicomprensivo, perché ben prima del marzo 2020 era ampiamente evidente che una relazione formativa basata sui canoni che venivano utilizzati fino a poco tempo fa e anche sulle modalità, cioè la formazione d'aula, la formazione quasi come premio, come benefit aziendale, hanno lasciato ormai il tempo che trovano, cioè non sono più efficaci. C'è bisogno di misurare giustamente gli effetti della formazione, c'è bisogno di
costruire progetti di formazione just in time, nel momento in cui serve, c'è bisogno di definire progetti formativi che abbiano una caratteristica di freschezza, di maneggevolezza, di accessibilità, quindi essere smart rispetto a il concentrarsi tutti in aula. Su questo c'è bisogno di prendere a riferimento il framework europeo, il DigiComp, cioè il framework europeo sulle competenze digitali. Esiste il framework per le competenze digitali dei cittadini, della cittadinanza, su cui bisogna investire. Cioè, se non allarghiamo la base delle competenze digitali di tutta la popolazione, non possiamo immaginare quello che ha in mente l'ingegner Catania, di sviluppare le competenze digitali del management o dell'impresa, perché deve calarsi in una realtà molto più estesa, cioè ci deve essere tutta la piramide delle competenze digitali che deve essere elevata, che deve essere spostata verso l'alto. Esiste il framework per le competenze digitali nell'ambito education, quindi come fare formazione utilizzando le competenze digitali, ahimè, e questo potrebbe essere interessante per tutti noi, non esiste un framework per le digital competences in business, cioè non esiste il framework per definire quali possono essere le competenze digitali per lo sviluppo delle imprese in qualunque ambito. E quindi questo per l'amico Gianni e per i colleghi qui presenti potrebbe essere un ambito in cui cominciamo a riflettere, possiamo proporre, possiamo ragionare su quale può essere una proposta di framework di competenze digitali mirate al mondo imprenditoriale, anche mettendo a sistema tutte le nostre e le tante esperienze che vengono fatte in Italia. Grazie Gianni, spero di essere rimasto nel mio timing, nel mio tempo dedicato. Allora, ringrazio moltissimo il professor Minerva che alla fine ha citato un elemento sul quale c'è una sensibilità, un'attenzione e una non risposta. Proprio le competenze sul business sono una grave lacuna, perché gran parte della costruzione, della preparazione professionale che il singolo individuo, ancor più il professionista di settore, riesce a caricare su di sé, riesce a mettere in piedi per completarsi nella preparazione, in realtà non ha un riferimento netto, che sarebbe utilissimo per la società, per le imprese, per la comparazione, per la qualificazione, come elemento di declaratoria di qual è quel livello di specificità, di certificazione e di qualità delle competenze che ha raggiunto. Questo è un tema sul quale credo si debba lavorare più che altro. Si debba lavorare. Sì. Lo ringrazio molto. Io mi sono appassionato a sentire tutti gli interventi e non mi sono reso conto che poi in effetti stiamo arrivando verso la fine del nostro termine, alla fine del nostro tempo, ma l'intervento che abbiamo ora di una vera impresa che lavora in questo campo, su questi temi, alla quale chiederei anche sulla scorta, e parlo con il dottor Tambini, che è direttore generale di Net Service SPA, anche sulla scorta di quanto abbiamo appreso in questo momento, e voglio dire delle accezioni dello smart working, quel tipo di lavoro, di come è mutato, quali sono gli effetti e le ricadute nella formazione e anche rispetto all'affiancamento che molte volte questa formazione richiede rispetto ai neoassunti, cioè le risorse nuove in azienda. Qual è la vostra visione? Cosa avete colto?
Grazie professor Feno e buon pomeriggio a tutti. Non posso anch'io non appellarmi alla difficoltà di chiudere degli interventi di così alto profilo e così interessanti. Quindi, contrariamente a quello che pensavo, farò un racconto di quelli che sono stati gli ultimi mesi in azienda, della nostra esperienza, di come ci stiamo per molti aspetti reinventando, rinascendo e costruendo un nuovo modello organizzativo intorno al concetto di smart working e tutto quello che comporta anche dal punto di vista della formazione e dell'inserimento di neoassunti. La nostra realtà, come correttamente ha detto il professor Feno in fase di introduzione, si occupa di formazione, ma anche di organizzazione aziendale e di soluzioni software sia per la pubblica amministrazione centrale che locale che per le realtà private. Tutte queste anime dell'azienda hanno affrontato questo periodo in maniera molto coordinata e molto coesa. E quindi parlare di formazione, affiancamento di neoassunti, come dire, al tempo dello smart working, significa parlare di come svolgiamo il lavoro smart working e come può essere funzionale a garantire buone performance in tutte le aree aziendali e da tutti i punti di vista. Secondo me per farlo è importante ricordare il breve e complesso percorso che ci ha portato a questa modalità. Infatti ritengo che qui ci sia la chiave anche del successo. Io sono assolutamente favorevole, lo sono sempre stato, al modello di lavoro in smart working, ma non mi nascondo che mi sono sentito per un lungo periodo molto solo in questa mia difesa di un modello che ho sempre ritenuto essere efficace, ma che ha delle complessità e ha bisogno di una gestione. L'emergenza infatti ci ha obbligato a scelte rapide, non discutibili e fatte da tutti. Per tutti cosa intendo? Intendo il fatto che clienti e fornitori da fine febbraio si sono trovati tutti nella stessa condizione, a prescindere dalla volontà, dal desiderio, dal fatto di crederci, tutti hanno dovuto implementare, chi ha potuto, un modello di lavoro che vedesse lo smart working come soluzione centrale. All'interno delle aziende gli imprenditori, i manager, i dipendenti si sono trovati tutti nella stessa condizione, quindi il venir meno tutto di un tratto di differenze, di ruoli, di posizioni ha creato secondo me delle condizioni ideali per una sorta di ripartenza alla pari di una revisione profonda di quelle che sono le modalità operative dell'azienda e nel rapporto tra i colleghi e nel rapporto anche con i clienti. E questo secondo me è stato il primo elemento che ha contribuito in maniera forte alla messa a terra del modello di smart working con successo. Il fatto che non ci fosse un modello operativo consolidato ha fatto sì che tutti in azienda si sentissero in qualche modo responsabili della messa a terra di questo nuovo modo di lavorare, con idee, con proposte, con critiche anche, con un approccio però sempre costruttivo che ci ha permesso di consolidare delle scelte operative nuove, ma anche di far emergere e risolvere problemi strutturali esistenti. È qui proprio il concetto di rinascita che un po' caratterizza tutto il filone di questi interventi di questi giorni. Stiamo aggiornando la definizione dei ruoli, delle mansioni e delle competenze di tutto il personale e la cosa più importante è che lo stiamo facendo senza pensare ad una posizione anche gerarchica che le persone ricoprono all'interno dell'azienda. Ritengo che questo sia fondamentale perché l'indipendenza delle persone e la fiducia nei gruppi di lavoro, nei singoli ma anche nei gruppi di lavoro, dopo dirò l'importanza del gruppo di lavoro, sta alla base del modello di smart working. Stiamo implementando meccanismi di delega più forti, chiediamo ai gruppi di proporre soluzioni e non solo di implementare soluzioni secondo uno schema che favorisce quindi delle decisioni più decentralizzate, comunque decisioni aziendali ma decentralizzate e più appoggiate sui gruppi di lavoro.
all'interno dei gruppi deve essere assolutamente chiaro quelli che sono i ruoli che vengono ricoperti dalle persone e quelle che sono le mansioni che le persone devono svolgere. L'area operativa aziendale è strutturata secondo un concetto di portfolio di commesse, abbiamo i portfolio manager, quindi che tengono monitorato l'insieme delle commesse, i solution architect rappresentano l'anima tecnologica dell'ambiente, i PM, i team leader, i product owner e gli scrum master, nulla di nuovo rispetto a quello che in tante aziende si fa, ma il fatto di dover lavorare in smart working, è una cosa che non ho detto, noi siamo al 100% in smart working, ha reso necessario ribadire, fortificare e comunicare con molta più forza e chiarezza l'organizzazione aziendale, ripeto, in termini di ruoli, di mansioni, di competenze, non tanto di posizioni aziendali, perché poi è l'insieme che consente di procedere in maniera coordinata e di garantire un'organizzazione aziendale complessiva. È diventato normale sentirsi con i clienti e con i colleghi in videoconferenza, è diventato utile farlo più frequentemente e magari con una durata inferiore. E questo è stato possibile perché sono venuti meno tutti quelle riserve, quei preconcetti o addirittura concedetemi anche quegli alibi che prima erano presenti e che erano fondati sull'estremizzare il dialogo in presenza, la presenza altrimenti non si poteva assolutamente fare nulla. In tutto questo la comunicazione naturalmente ha un ruolo chiave. Comunicare a tutti l'approccio aziendale complessivo è essenziale, così come monitorare costantemente il fatto di averlo comunicato bene. Cerchiamo di dare comunicazioni essenziali ma frequenti, favoriamo l'implementazione di ritualità con cadenza fissa e raccogliamo feedback in maniera strutturata e tutto sia nei rapporti con i clienti sia nei rapporti tra colleghi. In questa situazione, come dire, un po' di incertezza complessiva del mercato, non abbiamo la pretesa di avere una visione a lunghissimo termine per quanto riguarda, ma nemmeno a lungo termine per quanto riguarda le pianificazioni delle attività. Quindi ridurre le pianificazioni, ma aver chiaro che cosa si deve fare nel periodo e chi lo deve fare. E sicuramente i modelli di lavoro agile su cui da tempo noi investiamo enfatizzano le ritualità, basti pensare alle ritualità del modello Scrum e quindi un'anima agile sicuramente agevola e aiuta le aziende nel gestire i processi in smart working. Per tornare ai neoassunti, alla formazione dei neoassunti, deve essere chiaro innanzitutto il modello complessivo che regola l'operatività aziendale e quindi l'induction training in cui cerchiamo di raccontare e di farlo nella maniera più dettagliata possibile ai nostri nuovi collaboratori il modello organizzativo, la realtà all'interno della quale si dovranno muovere in maniera il più possibile propositiva è la prima fase fondamentale di inserimento di un neoassunto. Le fasi successive di affiancamento sono curate all'interno dei gruppi di lavoro che svolgono la loro quotidianità costantemente collegati in videoconferenze che cercano di replicare quella che è in un ambiente virtuale, diciamo le medesime dinamiche d'ufficio che spesso si svolgono tra l'altro con maggiore praticità e migliori risultati. Infatti questo è un tema che ci tengo a sottolineare. La videoconferenza obbliga tutti, anche i colleghi che hanno rapporti storici, ad essere più ordinati, a parlare a rotazione, con un approccio anche spesso più rispettoso delle opinioni e delle esigenze dei colleghi. E questo sicuramente ha aiutato l'organizzazione complessiva, ha aiutato a far emergere le esigenze dei neoassunti in termini di comprensione complessiva dei progetti in cui sono inseriti, ma anche dell'organizzazione aziendale. E quindi lo ritengo anche qua sicuramente un valore aggiunto l'utilizzo di strumenti che caratterizzano il nostro lavoro in smart working, sui quali non serve nemmeno soffermarci, ormai siamo tutti assolutamente vaccinati all'utilizzo delle piattaforme di smart working, di tutte le piattaforme di smart working disponibili sul mercato. Non è naturalmente tutto privo di problemi, le difficoltà, anche dei piccoli fallimenti ci sono, ma la vera domanda che ci stiamo ponendo è se, e che secondo me ci si deve porre in generale, è se sia lo smart working la causa o se nel processo di inserimento e formazione di un neoassunto, tanto per restare sul tema
proposto dal professore, non ci sia una difficoltà strutturale, ad esempio di comunicazione, difficoltà che in prima battuta può essere dell'azienda, che può non aver chiarito bene il proprio modello di lavoro, oppure difficoltà dovute a scelte di progetto, oppure difficoltà dovute a competenze specifiche che devono crescere. È quindi necessario misurare costantemente le fasi di inserimento e di efficacia della formazione e farla attraverso sia modelli più strutturati di raccolta, più oggettiva dei dati, ma anche attraverso un dialogo con le persone, con i tutor, che in un qualche modo permetta di non estremizzare lo smart working e quindi dialogare anche in maniera diretta, in maniera molto, molto semplice, permette di evitare che si crei un approccio troppo asettico tra le varie aree, tra le varie anime dell'azienda, tra la dirigenza e tutti i collaboratori. È importante ricordare che smart working non significa necessariamente lavoro e formazione a distanza ed è quindi secondo me essenziale che le aziende mettano a disposizione e valorizzino i propri spazi fisici per dare una percezione forte di vivere il presente in smart working, ma anche di mantenere aperte le opzioni di lavoro in presenza, perché smart working significa lavorare in uno spazio che è quello che mi mette più a mio agio nel cercare di arrivare agli obiettivi che mi sono posto. E quindi insistere sì con lo smart working, insistere con l'alimentare meccanismi di formazione, di dialogo, di comunicazione e di appunto scambio delle informazioni che è formazione in ogni caso, quando tra colleghi ci parliamo e ci raccontiamo l'esperienza o il problema che stiamo affrontando la mattina e tipicamente lo facciamo alla macchinetta del caffè, in realtà stiamo trasferendo un'importante fonte di conoscenze e di esperienza che è formazione. E quindi concedetemi la battuta, credo che una sfida anche dello smart working sia replicare quello che è il know-how che storicamente risiede nelle aziende, nella macchinetta del caffè, anche in tutti i luoghi dove le persone si trovano a lavorare e che si trovano anche felicemente a lavorare, perché anche questo è un altro aspetto importante. Agevolare e favorire lo smart working permette a tutti di operare laddove si sentono più sereni, in un momento dove la serenità sicuramente non è così facile da raggiungere. Io con questo intervento vorrei chiudere, ripeto, voleva essere solo un racconto di un'esperienza e non perché chi mi ha preceduto ha detto molto molto meglio di come potevo dire io concetti sicuramente di più alto profilo. Grazie. Grazie dottor Tambini, ci ha portato un'esperienza di campo, uno spaccato di realtà e di impegno visto dal di dentro, e questo ci ha dato poi anche la chiusura, la completezza, di tutto ciò che abbiamo trattato questo pomeriggio. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, il dottor Cicalò, l'ingegner Catania, la professoressa Del Zompo, l'ingegner Poledrini, il professor Minerva e il dottor Tambini. Questi sono dei momenti nei quali, per chi ci ha sentito e chi ci vedrà dopo, perché parte di questo l'avremo in registrazione al digital, consentirà di avere un quadro completo, ma molte volte, come capita, anche di avere delle suggestioni, dei momenti di interesse, di approfondimento, che creano cultura e che creano in questo caso cultura della formazione. Ringrazio i partecipanti e ricordo che questa era l'ultima web conference di una serie di 6 web conference che si sono tenute dal titolo La cura digitale per la rinascita delle imprese, col supporto di Sardegna Ricerche e del Digital Innovation Hub, e che hanno trattato in questi 3 giorni i temi che vanno dalle reti digitali allo smart working, dalla cyber security al digitale per il turismo, all'e-commerce
e oggi finalmente chiudiamo col miglioramento di noi stessi, col miglioramento sperato nella formazione al digitale. Ringrazio ancora tutti gli organizzatori, gli intervenuti di stasera ancora una volta e spero che questo tipo di eventi non sia l'ultimo, ma soprattutto che sia utile. Grazie, buonasera.